Rischiano di crollare le mura del convento dei Cappuccini a Urbino. Sono quelle descritte da Giovanni Pascoli. Finanziare l'università con il 5 per 1000, un modo per aiutare la ricerca. L'Ateneo di Urbino è stato quello che nelle Marche ha ricevuto più soldi. La sicurezza sul lavoro. Un concorso per informare i ragazzi. Slogan e manifesti in mostra in tre città delle Marche. L'università a portata di click. Progetto pilota Urbino. Ci si collega da ogni parte del mondo e non si paga niente. I problemi del campus scientifico. Gli studenti si lamentano, pochi collegamenti, costretti a fare l'autostop. Vetri rotti per fare sculture e quadri. Leonardo Nobili ha fatto del riciclaggio una forma d'arte. Il Giro d'Italia fa tappa a Urbino. Cantieri aperti in città. Gli appassionati fremono, i cittadini si lamentano. Benvenuti all'appuntamento con Ducato TV, il periodico di informazione della Scuola di Giornalismo di Urbino. In studio Giuseppe Ferrante. Apriamo con le mura dell'antico convento dei Cappuccini a Urbino che stanno crollando. Sono le stesse mura descritte da Giovanni Pascoli nella poesia L'Aquilone. Dovevano essere restaurate, ma l'inizio dei lavori sembra tardare. Il servizio di Katia Ancona e Clara Attene. Queste sono le mura cinquecentesche del Colle dei Cappuccini, costruite insieme alla chiesa alle mie spalle. Questa zona qui accanto è una delle più compromesse, mentre laggiù il muro è già crollato. I danni non sono causati solo dal tempo e dall'incuria. Questo foro di proiettile risale al 1943. Nella zona infatti si trovava allora un accampamento di repubblichini che subito dopo l'armistizio dell'8 settembre combatterono diverse battaglie contro gli alleati. La denuncia è partita da un consigliere provinciale. Ho lanciato l'allarme, voglio dire, già da tempo nei giornali e anche nell'istituzione dove sono un componente, il Consiglio Provinciale della provincia di Pesaro Urbino, proprio perché ci sia un mantenimento di queste radici storiche importanti. Noi abbiamo l'obbligo di mantenere le nostre radici. Pietre come questa vengono poi rubate e riutilizzate per abbellire giardini e case private. La proprietà dei terreni su cui sorgono mura, chiesa e convento è frazionata tra università, comune e curia, ma nessuno sa a chi spettano i lavori di restauro. Tutti dicono che dovrebbe essere la sovrintendenza regionale a occuparsene, che già una decina di anni fa aveva restaurato una parte delle mura. Il Ducato TV ha sentito l'architetto De Martinis della sovrintendenza. Ci ha assicurato che nei prossimi giorni eseguirà un sopralluogo per verificare lo stato della struttura ed eventualmente obbligare i proprietari a intervenire per salvare le mura di Giovanni Pascoli. È tempo di dichiarazione dei redditi. L'anno scorso più di 3.000 contribuenti hanno scelto di dare il proprio 5 per 1000 all'Università di Urbino. Il servizio di Andrea Franceschi e Nicolò Cerboncini. Questi fondi sono stati una vera benedizione. Abbiamo avuto la possibilità di distribuire in facoltà questa quota che ci è arrivata per finanziare degli assegni di ricerca. Il 5 per 1000. Da 2 anni è possibile devolverlo anche alle università. Quella di Urbino l'anno scorso è stata la più finanziata delle Marche. Nelle casse della Carlo Bo sono arrivati 157.000 euro. Ma come sono stati spesi questi soldi? Abbiamo fatto 10 assegni di ricerca che abbiamo distribuito per ora uno per facoltà. Riteniamo che in un sistema scandalosamente sottofinanziato quale quello universitario, la parte più trascurata è quella più vitale e più importante, che è quella della ricerca. Quindi tutte le risorse che ci arrivano in aggiunta noi le destiniamo a quello scopo. Come si fa a versare il proprio 5 per 1000 sul conto dell'Università di Urbino? Allora, il contribuente sul proprio CUD o sul modello unico persone fisiche oppure sul modello 730 troverà un riquadro per la scelta per la destinazione del 5 per 1000. Apponendo la propria firma nella sezione finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'Università e scrivendo il codice fiscale dell'università che è 82 00 28 50 418, potrà versare il 5 per 1000 della propria imposta all'Ateneo. Le morti bianche e la sicurezza sul lavoro, temi ricorrenti in TV e sui giornali. Per sensibilizzare i giovani, la Confindustria di Pesaro e Urbino ha allestito una mostra itinerante. Il servizio di Roberta Cifra e Giuseppe Ferrante. Prima di questa esperienza pensavo poco al problema delle morti bianche e tutto il resto.
Recentemente poi ci ho fatto caso ed è inquietante il discorso, anche perché a scuola non è stato trattato. I giovani devono conoscere diritti e doveri in tema di sicurezza prima di entrare nel mondo del lavoro. Questo è l'obiettivo della mostra Lavorare in Sicurezza. I ragazzi delle scuole superiori della provincia hanno creato manifesti sul tema delle morti bianche, argomento di grande attualità ma poco trattato nelle aule scolastiche. Pensiamo che arrivare a importare la cultura della sicurezza ai giovani studenti che poi diventeranno i futuri lavoratori sia una cosa molto importante, è lì che secondo me bisogna lavorare. La giuria ha scelto 3 vincitori e selezionato una decina di lavori per la mostra, che è in 3 tappe. È già stata a Pesaro e dopo Urbania andrà a Fano. Ha vinto Serena Ignone. Il suo poster sarà stampato e distribuito in 600 aziende del Montefeltro ad aprile, il mese dedicato alla sicurezza dei lavoratori. C'è un modo per portare l'Ateneo in giro per il mondo. È nato in Spagna. Urbino è la prima università italiana a sperimentarlo. Ce ne parlano Massimo Morici e Silvia Paterlini. Il wireless all'Università di Urbino è un dato acquisito. Gli studenti già da un anno possono connettersi a internet con il loro portatile da ogni angolo della città, ma ora potranno fare anche di più. Il progetto Phone Student permetterà ai ragazzi di avere l'università sempre a portata di click, anche stando a Parigi o a New York. L'obiettivo della convenzione che noi abbiamo stipulato con Phone è innanzitutto quello di dare ai nostri studenti l'opportunità di accedere alla rete dell'Università di Urbino e ai servizi, compresa la navigazione internet, da qualunque hotspot di questa società FON che si trovi nel mondo. E al momento sono 800.000. Non c'è bisogno di installare alcun software sul proprio computer, basta digitare la propria mail e la password come sto facendo adesso. Il sistema comincerà a funzionare a giugno e andrà pieno a regime nei primi mesi del prossimo anno. Insieme a FON utilizzeremo in qualche modo gli studenti dell'Università di Urbino come caso di studio per valutare poi l'estensione di questa nuova tipologia di utente che prenderà il nome di FON Student per l'appunto a tutti gli altri atenei del mondo. A Montelabate, alle porte di Pesaro, c'è un pittore che realizza le proprie opere utilizzando materiali della vita quotidiana. Pasquale Filippone e Alessandro D'Amico sono entrati nella sua bottega. Lo chiamano l'artista dei vetri rotti perché il vetro è il materiale che usa spesso per dar forma alle sue opere. Leonardo Nobili non si limita a usare tele e pennelli, il suo è un continuo sperimentare. File elettrici, teloni di camion, tessuti, tutti oggetti riciclabili presi dalla vita quotidiana. La sua arte va al di là della pittura e per questo si definisce un artista poliedrico. Mi muovo dalla pittura alla scultura, dal video art alla fotografia, però cerco sempre di mantenere una logica. Da me le cose si muovono attraverso le esperienze della vita quotidiana e di quello che succede attorno, quindi attraverso l'immagine io racconto il mio tempo. Tante le opere originali realizzate negli ultimi anni, dalle gigantosculture come quella installata nella rotonda a Montelabate fino a quelle che lui chiama photo performance, l'ultima nell'estate del 2007 a Gabicce Mare. Ho impacchettato una modella e l'ho messa stesa nell'acqua, tra la sabbia e l'acqua. Quindi diventava una forma di sirena, questa tutta impacchettata, un po' claustrofobica, diciamo, in un certo senso. Nei suoi 40 anni di carriera tante le esperienze all'estero, Parigi, Monaco e New York, ma il luogo preferito per dar vita alle sue creazioni resta la piccola bottega sotto casa. La sua gesta è un polo scientifico a 3 km da Urbino, completamente immerso nel verde. Molti ragazzi vivono e studiano lì, ma chi ci abita deve risolvere parecchi problemi. Elisa Sini e Daniele Cimò ci spiegano il perché. Questa è la sua gesta. Qui si studiano biologia, chimica e fisica. Laggiù, dietro le colline, c'è Urbino, 4 km di curve, i 4 km più odiati dagli studenti, che protestano. Pochi autobus, mensa solo su ordinazione, chiusa la domenica, nessun collegamento di notte. Portarsi da qui è un po' difficile, va, perché ci sono solo i pollicini, oppure come faccio io a passaggi. Sì, mi è capitato parecchie volte tipo di chiamare anche amici per farmi venire a prendere, purtroppo perché non ho la macchina, non ho mezzi io, quindi è un po' complicato. Per i 222 ragazzi che vivono nel polo scientifico la parola d'ordine sembra una sola: adattarsi. Tanto per dirne una, ogni mattina hanno tempo fino alle 11.30 per decidere cosa mangiare a pranzo e a cena. Loro mi ordinano sia pranzo che cena, no? Poi
io registro tutto, il computer registra tutto, poi alle 11.30, 11.45 circa, io faccio la stampata e naturalmente, siccome sono collegato in rete, anche nella cucina lassù, nell'altro collegio, hanno la stampata, tirano giù e poi vedono i pasti che ho venduto, insomma. Il problema è che il sabato e la domenica la mensa è chiusa e gli studenti, per mangiare, devono andare al Tridente o al Duca. Comunque, se la domenica vuoi andare a pranzare al Duca, devi... Comunque devi magari partire alle 12.75, però devi aspettare fino alle 3, quindi se piove è un po'... non è bello. Insomma, occhio all'orologio, sia per i pasti sia per gli autobus. Il rischio è rimanere a piedi o a digiuno. I più fortunati sono quelli che hanno un'auto propria. Gli altri, se calcolano male i tempi, sono costretti all'autostop. Io, ad esempio, vengo sempre costantemente in macchina perché altrimenti già... per esempio così, quindi limito almeno il danno. Il Giro d'Italia passa per Urbino. In attesa della Corsa Rosa, la città si prepara. Tra i cantieri aperti, ma i cittadini sono tutt'altro che soddisfatti. Con il servizio di Talassavona si conclude questa edizione di Ducato TV. Un saluto dalla redazione. Siete contenti perché alla fine ci è voluto il Giro d'Italia per fare i lavori? Certo, anche quello, però i lavori venivano fatti prima e non adesso che c'è tutto questo traffico, delle gite scolastiche, ma di tutto. È un momento un po' sbagliato. Critico, è sbagliato questo. Questo dovevano farlo prima, a gennaio, febbraio, c'era tanto tempo da farlo. Che questo distributore, no? Che si doveva togliere a dicembre, sarebbe una cosa bella poterlo togliere, anche il GUN dovrebbe interessarsi e dire alla società togliete questa cosa, no? Anche la visione dei turicini, belli turisti che vogliono fare le foto, no? Ci sono un po' di lavori qui, ci vuole il Giro d'Italia per farmi fare un po' di lavori a Urbino. Ah, questo senz'altro, altrimenti non avrebbero fatto un bel niente. Io penso che comunque una strada dovrebbe essere tenuta in buono e considerata in un buono stato indipendentemente dal Giro d'Italia. Proprio davanti a Palazzo Ducale il 20 maggio prossimo terminerà la tappa cronometro Pesaro-Urbino della 91esima edizione del Giro d'Italia. I ciclisti, dopo aver percorso Giro dei Debitori, Piazza Mercatale e Via Mazzini, taglieranno il traguardo della città ducale.